Sì, sono cantieri straordinari che stanno portando una rigenerazione urbana della nostra città nelle sue parti più iconiche, quelle della zona mare, che è vissuta dai nostri concittadini 365 giorni all'anno e dai milioni di turisti che ci onoriamo di avere nel nostro territorio. Abbiamo messo in campo quindi tantissimi cantieri, sicuramente la pandemia in varie forme ha anche condizionato l'andamento di questi, però io credo che al netto di qualche settimana di ritardo, in qualche caso, su qualche cantiere, davvero quest'estate i turisti che ci verranno a trovare troveranno una città in cambiamento, con lungomari straordinariamente belli, riqualificati, fruibili e soprattutto noi stiamo andando avanti anche con un impegno, come ha accennato la mia collega Roberta Frisoni, per gli anni a venire sui lungomari della zona sud, Bellariva, Riva Azzurra e Marebello. Sono aree di intervento che saranno prioritarie come investimenti e credo davvero che si completerà un lungomare straordinario da Torre Pedrera fino a Miramare che darà lustro alla nostra città e grandi opportunità economiche ai nostri operatori. Sul modello di Piazza Kennedy sono previste altre due vasche che verranno realizzate nell'area detta una volta ex galoppatoio, Piazzale Toscanini, e una anche ai giardinetti di Riva Azzurra, dove verranno appunto realizzate due vasche, sempre per completare il PSBO, quindi per chiudere tutti gli sfioratori a mare. E contemporaneamente ci sarà anche la riqualificazione del sopra, esattamente come è accaduto in piazza Kennedy. Davvero due grandi piazze meravigliose arriveranno su Rimini Sud.